ragione, a proposito di provocazione, no, mi viene in mente Charles Frank che diceva la scienza è fatta per rassicurare e l'arte per turbare. Proprio questo, questa provocazione, questa convocazione che tu hai messo su con una fertilità creativa, con una veramente follia che ci coinvolge, sono grata perché appunto è poi, siamo sulla stessa linea d'onda, avendo noi un anno solo di vita e soprattutto 50 eventi domenicalmente scanditi che riguardano appunto la cultura, le arti, il dialogo tra loro, degustazioni abbinate alle mostre visive, piuttosto che concerti dove attori esibivano anche le loro sperimentazioni. Adesso è il caso di dire che il tempo è un museo all'aria aperta, ma la casa dove stanno i nostri artisti è una casa museo. Il tempo è famosa per essere sede del Palazzo Papale, la nostra sede è stata la casa del Papa, perché forse non tutti sanno che Innocenzo VIII nel 1485 è stato proprio invitato dai priori della città a prendere residenza qui per sfuggire alla peste nera. Quindi tutte le stratificazioni cronologiche si sovrastano, essendo una casa magistralmente e intelligentemente pensata, inventata, ristrutturata dalla scenografa locale che è la nostra Giovanna Scarpucci, si stratificano andando dalla zona etrusca della grotta, dove archeologicamente è stato ricreato il profumo Irinon, fino al Medioevo, al Rinascimento, con dei quadri e degli affreschi che richiamano Lorenzo di Tempo, e anche alla contemporaneità, perché in atto, cioè gli artisti dormiranno durante e cioè, mentre c'è una mostra di Dalì, altro Salvatore Dalì, altro provocatore precedente.